Momento e andremo subito a leggere le formazioni. Fulton, pubblico, presenze. Adesso Vázquez lascia sul posto un avversario, mette dentro per Zaju. Zaju spalle alla porta, il tiro di Zaju e il gol di Zanimacchia. Zanimacchia 1-0 all'ottavo minuto. Da protagonista col Frosinone, altra promozione per lui conquistata. Intanto c'è un tiro, la deviazione, Felix, il gol dopo il tiro di Sernicola. La palla rimane lì. Vedendo Pichel lo stacco facile. Zanimacchia, pallone per Sernicola. Sernicola la mette dentro per Vázquez. Eccolo qua, il primo gol del Mudo con la maglia della Cremonese al 16° della Cremonese che adesso va a recuperare palla. Attenzione a Zaju, area di rigore, Zaju. Pallone per Felix, Felix siamo in area, palla per Vázquez, doppietta del Mudo e 4-0 al 21°. Davvero da parte della Cremonese che infatti recupera palla. Con Castagnetti e poi viene messo giù Zaju, calcio di rigore. Sul dischetto va Zaju e il gol, 5-0. Palla per Quagliata, Quagliata per Felix, bello questo pallone. Felix, attenzione, entra in area, Felix va giù e viene concesso calcio di rigore. Vázquez, pallone per Gondo, che cerca l'1-2 con un compagno. Attenzione a Zanimacchia, palla dentro per Felix, il gol, terzo sigillo personale di Felix al 37°. Ripartire con una triple. Entra in area di rigore, Gondo dentro l'area per Vázquez, Vázquez è... no, è Quagliata e poi il gol di Gondo è meritato, gol di Gondo che arriva finalmente, lo ha ricercato al cuore. Manca 1 minuto e mezzo allo scadere, si è soffiato anche un pochino di stanchezza ma si continua comunque ad attaccare. Attenzione a Zanimacchia dentro per Gondo e il pallone che viene insaccato, non riesce a salvare sulla linea il pallone. Tanti però saranno i cambi sicuramente, come hai sottolineato tu Roberto, e viene fischiata la fine del primo tempo. Tra gli applausi termina 10-0 il primo tempo con la Cremonese a segno, 2 volte con Gondo, 3 volte con Felix, 2 volte con Zaju e con Vázquez e 1 volta con Zanimacchia. Hanno segnato tutti gli attaccanti, tutti i trequartisti attaccanti presenti in campo oggi, Mauro, hanno segnato. 10-0 al termine del primo tempo, noi ci ritroviamo tra pochissimo, a dopo. A Cremonese, Pieve di Bono, fischiato adesso. La Serie B sappiamo che è un campionato nel quale l'attenzione difensiva è massima. Okereke, pallone per Valeri, buon aiuto. Un aiuto serve Sekulov, pallone per Valeri, Valeri dentro per Okereke, gol 11-0 all'ottavo minuto della ripresa. E finale vedremo anche lui. Pallone all'indietro per Locusvili, buon aiuto, scambia palla con Valeri, buon aiuto, va sul fondo, la sterzata, il cross di testa va e poi segna ancora Okereke. Il tap-in vincente al 10° della ripresa, 12-0. Ha colpito 2 volte per mandare poi il pallone in rete, ma l'importante, come dicevamo, è il risultato, quindi 12-0 il risultato. Possono Castagnetti, Bianchetti e Ciofani, tre diciamo anziani dello spogliatoio. Concedetemi il termine, intanto c'è il gol nell'angolino di Valeri. Con il destro, tra l'altro, lui lo sappiamo è tutto mancino ma qui è indirizzato. Buon aiuto lungo per Okereke, bello il controllo, pallone per Ciofani. Ciofani va al tiro, palo di Ciofani, sfortunato, ancora Ciofani, gol. Ed eccolo lì il colpo del rapace. Fermato Ciofani adesso sul pallone, palla per Milanese Sekulov, palla per Valeri, Valeri a tu per tu col portiere, palla per Okereke, poi il tiro di buon aiuto e il gol con una deviazione al 20°, 15-0. Sì, anche quelli che sono subentrati e quelli che adesso sono entrati nel secondo tempo hanno segnato tutti gli attaccanti. Adesso ci proverà anche Sekulov. Sekulov, eccolo qua, l'accelerazione e il gol, l'hai chiamato qua, Mauro. E quindi al 21°. Tutti i giocatori. Vettori,
pallone che è terminato in rimessa laterale. Siamo già nell'area di rigore del Pieve di Bono, attenzione a Ghiglione, Ciofani e il gran gol, doppietta per Ciofani, 24esimo, 17-0. La soluzione? Proprio i tifosi applaudono la Cremonese che si avvia verso gli spogliatoi. Prossimo impegno per i grigiorossi, sempre qui a Peio, mercoledì prossimo si alzerà un po' l'asticella della difficoltà contro il Lumezzane. Sì, noi ci saremo naturalmente per raccontarla e per continuare a vivere i miglioramenti di questa Cremonese che promette molto bene. E allora è davvero tutto, Cremonese batte Pieve di Bono 18-0 nella prima uscita stagionale, un ringraziamento a...